24 ottobre 2005. Muore Rose Louise Parks, la donna afroamericana che con un piccolo gesto mise in moto l'abolizione dell'apartheid. Nata a Montgomery, in Alabama, di professione sarta, nel dicembre 1955 viene arrestata mentre viaggia in autobus per aver rifiutato di cedere il posto a sedere ad un uomo bianco. La mobilitazione della comunità nera con il boicottaggio della compagnia di trasporti e il ricorso contro il regolamento, da cui la sentenza di incostituzionalità della segregazione razziale sui mezzi pubblici, sentenza emessa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti l'anno successivo, costituiscono gli esordi della lotta non violenta per i diritti civili degli afroamericani. Ma Rosa Parks, per le minacce ricevute e l'impossibilità di trovare lavoro, è costretta a trasferirsi a Detroit, in uno stato del nord. Nel 1999, a 85 anni, viene insignita della Medaglia d'Oro del Congresso. Nel centenario della nascita viene omaggiata anche dal mondo scientifico, che dà ad un asteroide il suo nome. Sul suo complesso percorso esistenziale ha lasciato una commovente autobiografia. I am Rosa Parks. Io sono Rosa Parks.